Buonasera a tutti, scusatemi, ci bentrovati. Direttamente dalla Toscana vi presento Luca. Eccoci. Ciao Ciao Luca. Vera, dovevi dire ciao raga. Ciao, ci provo adesso. Ciao raga, eccoci qua, bentrovati direttamente dalla Toscana. Abbiamo una diretta urgente, questo vi abbiamo chiamato, richiesto la vostra attenzione. Eccoci qua. Grazie Luca. Grazie di cuore, Vera. Passami l'ospite, così poi lo presento a modo. Grazie, Vera, di cuore. Grazie a voi. Allora, Ecco. intanto dico che si è occupata dell'admin Vera, perché in questo momento non ho accesso al computer, quindi ringraziamento particolare a Vera che è stata stupenda. Ciao Francesco. Ciao Luca. Ciao a tutti gli Cosa hai ascoltatori. inventato? Io ti vedo in splendida forma sempre, questo mi fa veramente piacere. Cosa hai inventato questa volta? Cosa è successo? Cosa vuoi fare? Sempre uguale, andiamo a circondare Roma e Ferragosto. Ok, allora, questa è un'iniziativa estremamente importante, caldeggiata da moltissime persone. Ci sono moltissime persone che hanno grandissime aspettative per questa manifestazione. Allora, Francesco, per favore, e ora ti daremo il primo piano, ci dici per favore come, prima di tutto lo scopo, poi cosa intendi fare e come sarà organizzata, quindi come potranno trovarti le persone per partecipare a questa manifestazione. Grazie mille. Grazie a te. Allora, questa manifestazione nasce solo ed esclusivamente per avere visibilità mediatica affinché si possa riuscire a far aprire dei processi o da parte delle autorità italiane o da parte delle autorità estere per tutte le denunce presentate dall'Associazione Governo del Popolo e centinaia di cittadine che hanno denunciato gravissime reate per quanto riguarda appalti illeciti, affidi illeciti, sequestri di bambine, finanche omicidi, associazione a delinquere di tipo mafioso, dove tutte le denunce puntualmente vengono sabotate dalle procure e da tutte le autorità di controllo e i rei continuano a delinquere indisturbate perché fanno parte di associazioni criminali dove sono composte da mafie, logge, ordini e sette. E quindi questa è la terza volta in 3 mesi che protestiamo, prima all'inizio da solo dal 15 al 17 di giugno per quanto riguarda il Quirinale e la Direzione Nazionale Antimafia, dove hanno dimostrato sia il Quirinale sia la Direzione Nazionale Antimafia di non volere procedere assolutamente né contro le associazioni criminali che noi abbiamo denunciato, né neanche contro tutti quei pubblici ufficiali che all'interno delle istituzioni hanno sabotato le denunce e non hanno mai avviato alcun procedimento penale nei confronti dei re denunciati. Abbiamo fatto la diffida di un mese, come giusto che sia, e il 18 di luglio, per avere la visibilità mediatica che ci serve per far partire le denunce attraverso le autorità italiane o quelle estere, abbiamo organizzato il Circondiamo Roma per il 18 luglio, dove abbiamo iniziato a subire già dal 15 di giugno ritorsioni, abusi e soprusi da parte della Digos, ovvero la polizia politica, qualsiasi tipologia di abuso, finanche aggressione, minacce e simulazioni del reato a nostro carico e a carico dei manifestanti, dove hanno finanche effettuato sequestro di persona e in flagranza del reato con tutto ciò che abbiamo denunciato, tutti gli abusi e reati commessi dalla Digos e dalla Polizia Stradale e di altri commissari della Questura di Roma, comprese funzionari e questori, per aver commesso il reato di falso ideologico per quanto riguarda le comunicazioni della manifestazione, e nessuno è intervenuto neanche in questo caso, né i carabinieri che dovevano immediatamente intervenire attraverso il pubblico ministero di turno, e neanche le autorità, in quanto il giorno 18 in flagranza del reato avevamo denunciato il tutto anche al Viminale e all'onorevole Giannone. E quindi, visto e considerato che abbiamo fatto le denunce, abbiamo subito denunce calunniose da parte della Digos, ritorsioni di ogni genere, ferme e quant'altro, visto e considerato che nessuno si muove, pur avendo fatto anche denuncia all'ambasciata americana
per quanto riguarda il golpe politico-giudiziario che dal 1989 è ancora tuttora in atto in Italia. E allora abbiamo rifatto la stessa manifestazione per il Ferragosto per far sì che in una giornata dove tutte pensano a svagarsi e a divertirsi, mentre i sistemi criminali pensano solo a finire l'operazione che hanno iniziato, ovvero la distruzione totale della nazione dei cittadini italiani, noi abbiamo organizzato per Ferragosto questa, circondiamo Roma con le autovetture, per avere la possibilità di, non dico con i media di regime, ma attraverso internet di poter arrivare in tutte le parti del mondo, attraverso tutti i video che andiamo a fare con le dirette all'interno del grande raccordo anulare. Abbiamo fatto comunicazione e invito a tutte le più alte cariche italiane, tra cui anche il capo della polizia, informandolo di tutti gli abusi che sono stati commessi dalla polizia, quindi dai suoi sottoposti, il ministro dell'interno, il presidente della Repubblica, il comandante della Guardia di Finanza, il comandante dei Carabinieri e anche l'ambasciata americana. Visto e considerato che abbiamo, ci sono tutti i presupposti, che anche il 15 di agosto la polizia e la Digos possono intervenire per commettere atti, abusi e soprusi nei confronti dei cittadini, nei confronti di coloro che vogliono manifestare. E, tra l'altro è vergognoso in Italia dover manifestare per pretendere che criminali, mafiosi, che hanno distrutto lo Stato, che hanno distrutto famiglie, che distruggono bambine, anziane, invalidi, di tutto e di più, non siano né indagati, né processati, né condannati. È vergognoso che una nazione che si definisce democratica, dove noi abbiamo denunciato che siamo sotto il regime dal 1989 attraverso il codice Vassalli e nessuno si muove, nessuno fa nulla, neanche coloro, la finta opposizione a livello politico e neanche coloro, tutti coloro che si sono ora riproposte come nuovi salvatori dell'Italia e sono semplicemente dei riciclati della vecchia politica. Dove invece di invitare i cittadini ad essere tutti uniti per quanto riguarda legalità e giustizia, vanno persino a denigrare chi denuncia mafia per convogliare tutto in manifestazioni politiche che non portano a nulla. Questo è quello che noi dobbiamo fare il giorno 15 agosto e spero che ci sia una grande affluenza di persone che verranno il 15 agosto a grande raccordo anulare. E per quanto riguarda i romani, visto e considerato che fa tanto caldo e abbiamo pensato anche questo, non sarà la manifestazione di mattina ma di pomeriggio. Di pomeriggio dove alle 14 ci riuniremo tutti nelle due aree di servizio casalina, sia interna che esterna, alle ore 14, dove abbiamo la possibilità di poter inserire dei banner. Ora vi spiego perché. Nelle autovetture, per poi alle, così quindi ci conosciamo tutti, ci salutiamo tutti, e poi alle 16 iniziamo a effettuare a velocità minima, ridotta al limite delle normative stradali, diciamo, così da non incorrere neanche in sanzioni, perché cercano qualsiasi pelo nell'uovo per poterci attaccare e cercare di non ci fare questa manifestazione. Quindi, invece della corsia di sorpasso, andremo a occupare la prima corsia, visto e considerato che fino a ieri, dalla Questura di Roma, continuano i soprusi e continuano a cercare qualsiasi pelo nell'uovo. Noi ci metteremo nella prima corsia e marceremo alla velocità minima consigliata, che sono i 60 km/h. Quindi voglio vedere per quale motivo la polizia, che non ci vuole neanche scortare, come fanno per quando ci sono manifestazioni tipo biciclette, raduni, di tutto e di più,
Quindi per tutti c'è la possibilità di avere la polizia e la Digos che si occupa della sicurezza, per noi che denunciamo mafia, no, assolutamente no. Questo ci è stato detto e questo l'ho fatto sentire anche ieri con l'ennesima registrazione con il vice capo del gabinetto della questura di Roma, dove ha cercato per un'ora qualsiasi scusa per cercare di impedirci di fare l'amministrazione a grande raccordo anulare, dove loro indicano per forza di fare l'amministrazione di piazza. Noi in piazza non ci andiamo, non siamo politicanti che abbiamo bisogno di accumulare 10.000 persone tanto per quattro applausi e andarcene. Noi pretendiamo un'immediata valutazione delle denunce che noi abbiamo presentato. Immediatamente devono partire gli arresti in base alle prove che abbiamo, giusto processo, giusta ed esemplare sentenza. Questo è quello che pretendiamo. Quello che ognuno di noi subisce quando commette un reato, lo devono subire anche coloro che fanno parte di mafie, cosche, logge, ordini e sette. Se la legge è uguale per tutte, così deve essere. Non è perché sono raccomandate dall'elite che ci tiene sotto il regime. Questi possono delinquere indisturbati come vogliono. E non a caso abbiamo mandato l'invito, che è questo di qua, non solo a tutte le autorità competenti per dargli l'ultima possibilità per dimostrarci che c'è ancora qualcosa di sano e pulito in Italia, ma tuttora non abbiamo avuto nessuna risposta da alcuna autorità, se non telefonate da parte della Questura di Roma, sempre per cercare di attaccarci, sempre per farci desistere a manifestare. E questo noi non lo permettiamo a nessuno. Quindi siamo in regola con tutto. Ci organizziamo per fare questo giro in entrambi i sensi di marcia, sia partendo da Casilina interna che da Casilina esterna. E in pratica, quel giorno Roma sarà circondata da una marea di auto e spero vivamente che tutte quelle persone che a Roma al mattino andate a mare, andate a fare quello che dovete fare, ma al pomeriggio recatevi all'area di servizio Casilina per andare a circondare Roma e pretendere. Cosa pretendiamo noi? Vi elenco i punti fondamentali. Quindi il primo è l'avvio di indagini e processi per quanto riguarda tutti i sistemi mafiosi che noi abbiamo denunciato per appalti truccati, omicidi, affidi illeciti dei bambini, sequestri dei bambini, pedofilia, sistemi di tipo mafioso per quanto riguarda appalti, truffe all'erario dello Stato, truffe ai fondi agricoli, truffe ai fondi antimafia, di tutto e di più, tra cui golpe politico-giudiziario che dal 1989 perversa fino ad oggi. Golpe che ha distrutto economicamente e materialmente l'Italia e i cittadini italiani. Dove tutto ciò che è stato firmato dal 1989 in poi è praticamente nullo. È nullo l'euro, è nulla l'Europa, sono nulle tutte le leggi firmate dopo, perché chi le ha firmate erano dei criminali che hanno svenduto l'Italia, gli italiani e l'hanno distrutta. Questi sono i primi punti. Ok, Poi grazie, grazie. Oh, scusami. Allora. c'è l'eliminazione del segreto di Stato, in quanto giorno 15 abbiamo dedicato questa manifestazione a questi due grandi uomini. Perché il 15 di agosto? Perché il 14 agosto 1992 sono state archiviate le indagini che erano state affidate a Paolo Borsellino nel mese di luglio 1992. Nessuno in Italia, se non pochi, sanno di questa indagine, perché è stato posto, non dico il segreto di Stato, ma il segreto mafioso, dove dal 15 agosto 1992 è iniziato il depistaggio di quelle indagini, è iniziato il depistaggio sulle stragi di Falcone e Borsellino e dopo 28 anni ancora non si sa a livello pubblico chi sono stati gli autori e perché. E noi vogliamo saperlo,
chi sono stati gli autori, se si sa, o almeno il perché. Non ci è dato sapere neanche perché. E ripeto per l'ennesima volta che i cittadini italiani, che abbiamo la sovranità popolare, sono i padroni della nazione. Le funzioni pubbliche sono semplicemente dei servitori dello Stato, ovvero la servitù. Il padrone di casa siamo noi, loro sono pagati per fare leggi, per fare l'erba, per cucinare, per amministrare, ma il padrone è il popolo. E loro come sovranità popolare, proprio per rendersi sempre schiavi, padrone che siamo diventati schiavi, l'unica cosa che ci indicano anche a livello con i media nazionali, con i politicanti, con magistrati e tutto, che la sovranità popolare la possiamo esprimere solo con il voto, dove il sistema ci propina il meno peggio e così ci dà la possibilità a noi di poter votare il meno peggio e poter delegare il sistema sempre a fare quello che vuole. Ok, posso, Francesco, un attimo? Sì, sì. Allora, senti, volevo, visto che è la notizia di oggi, no? C'è l'avviso di garanzia a Conte e a sei ministri. Allora, cosa significa questo e se secondo te dietro c'è un gioco di potere, diciamo qualcosa di poco chiaro? Grazie. Allora, per l'avviso di garanzia, che già l'altro è un atto dovuto, l'hanno fatto per le migliaia di denunce che i cittadini hanno presentato tramite l'avvocato polacco. Quindi che è successo? Che i magistrati hanno avviato le indagini a modello 21, con noi non si permettono assolutamente di avviare indagini a modello 21 perché sanno che possiamo dimostrare tutto quello che denunciamo. Avevo già tempo addietro spiegato più volte sia all'avvocato polacco sia ai cittadini che quelle denunce non avevano alcun a livello giuridico erano state fatte sbagliate, quindi anche le accuse erano sbagliate perché Conte ne ha commesse tante di reate, ma non quelle che sono state descritte in quella denuncia, perché l'articolo 283 parla di violenza fisica. E quindi una volta che non è stata fatta violenza fisica, non solo che si ritroveranno ora con le denunce tutte archiviate, ma rischiano fino anche la ritorsione per calunnia. Per quanto riguarda Conte e Bonafede, noi che non abbiamo avuto alcuna rilevanza mediatica, perché a differenza di Polacco, che è uscito anche nella prima pagina dell'Espresso, visto che lui fa parte di quella politica vecchia che si presenta come nuova, per una denuncia calunniosa hanno avuto le prime pagine del giornale, perché era una denuncia politico-mediatica, come ho sempre detto, e così è stata. Per quanto riguarda la nostra denuncia presentata il 29 dicembre contro Conte e Bonafede per atti contrari ai propri doveri d'ufficio e favoreggiamento ad associazione a delinquere di tipo mafioso, non ne hanno parlato nessuno. E se quella denuncia andava in porto per come doveva andare, non avevano alcuna possibilità di poter firmare quei falsi decreti per costringersi a stare tutti segregati in casa. Quindi di fatto è un qualcosa che secondo te non trova continuità, cioè sarà un avviso di garanzia che poi alla fine si risolverà con un nulla di fatto, secondo te? Sì, sarà come già anticipato Conte, perché già lo sanno, perché sono tutte una cosa. In pratica archivieranno quelle denunce. Il problema sarà se i magistrati, perché per legge i magistrati nel momento in cui c'è una denuncia dove si accusa qualcuno di un fatto specifico, in automatico il magistrato dovrebbe andare a indagare e processare per calunnia colui che ha denunciato il falso. Ma non lo so se lo faranno andando di nuovo contro legge, perché quelle denunce erano semplicemente delle denunce politico-mediatiche, dove neanche l'avvocato polacco si è preso la responsabilità, perché lui si è preso la responsabilità della sua di denuncia. Ma quando i cittadini vanno a denunciare e vanno a presentare una denuncia, la responsabilità penale, civile e personale. Quindi Quindi i secondo cittadini te, vanno a rischiare casomai la ecco, denuncia per calunnia. si sono esposti in questo senso, quindi secondo te?
Sì, tanto. Si sono esposte dove la colpa però non è loro. La colpa non è loro perché sono state prese in giro. Perché c'è l'abuso della credulità popolare e con tutto che io le ho avvisate da mese, mese e mese, purtroppo una toga vista addosso a qualcuno fa più effetto di chi la toga non ce l'ha. Ok, allora senti una cosa, Francesco, per le persone che sono collegate in questo momento, vuoi dire come funzionerà il tutto e quale sarà il punto di ritrovo? Grazie mille. Vera, se Allora, i vuoi, punti di dai pure ritrovo il saranno compleanno variati. a Francesco, eh? Allora, i punti di ritrovo a grande raccordo anulare saranno le aree di servizio casilina interna ed esterna, che sono una di fronte all'altro. L'appuntamento è alle ore 14. Staremo lì 2 ore per conoscerci, per organizzarci, per preparare le auto dove andremo ad applicare questi banner. Proprio per quanto riguarda il segreto di Stato che c'è per quanto riguarda il depistaggio dell'indagine, sia che aveva in carico Borsellino, e sia per quanto riguarda le stragi. E alle 16 inizieremo a percorrere il grande raccordo anulare a velocità ridotta ai limiti del codice della strada, così che non facciamo neanche l'infrazione. Per quanto riguarda il codice della strada, ci distanzeremo una macchina dall'altra di qualche centinaio di metri, così da avere anche la distanza di sicurezza, perché noi il nostro unico motivo della manifestazione è dimostrare di poter agire in legalità e giustizia a 360 gradi sempre, sempre e comunque, dove andremo metaforicamente a circondare Roma per avere visibilità mediatica che meritiamo per quanto riguarda le denunce che abbiamo presentato. Così che a livello nazionale o a livello internazionale, quindi tramite qualche potenza estera, tra cui abbiamo presentato denuncia noi all'ambasciata americana, visto che l'Italia fa parte del patto atlantico, e siamo sotto golpe politico-giudiziario dal 1989 e ce lo dimostrano tutti i giorni, tutti i santi giorni. I cittadini ancora non lo capiscono, anche perché sono imbambolate da politicanti che indicano sempre, come fanno da sempre, i cambi di casacca. Quindi loro sbagliano, noi faremo meglio, loro sbagliano, noi faremo meglio, è ciò che ci propinano da 30, 40, 50 anni, e i cittadini purtroppo vanno sempre dietro a questi ciarlatani che si spacciano per salvatore dell'Italia. Ciarlatani che sono stati loro anche artefici del golpe politico-giudiziario del 1989. Loro che non hanno mai chiesto neanche spiegazione per quanto riguarda le stragi Falcone e Borsellino. Loro che pur sapendo di tutti i gravi reati denunciati in Italia, non solo dall'Associazione Governo del Popolo, ma anche di migliaia e migliaia di cittadini italiani, dove tutti i giorni, oltre ad avere le denunce sabotate, sentiamo in televisione assurde sentenze da parte di giudici come a farci sfregi per dirci noi siamo noi e voi non siete nessuno. Noi possiamo fare tutto quello che vogliamo, voi non siete nessuno. Dove fanno semplicemente soppopera sempre, dove tutte dicono che sono indagate per una cosa e per l'altra, dove in un processo non si fa mai, mai nessuno va in galera. Perché è tutto organizzato per fare una telenovela, per farci credere che viviamo in un paese democratico e civile, dove secondo la gente c'è qualche problema, invece i problemi sono enormi, dove chi ci comanda, chi è stato posto nei posti di prestigio sono tutte raccomandate da magistrati, politici e quant'altro che fanno parte di sistemi criminali, mafie, logge, ordini e sette. E questo deve cessare immediatamente. O attraverso, se esiste ancora qualche autorità, qualcuno all'interno dell'autorità sano e con gli attributi, che semplicemente applica la legge. O ci rivolgiamo alle autorità estere andando a fare questa manifestazione che giorno 15 di agosto non ci saranno altre notizie in Italia se non parole
quanto caldo farà e cosa mangeranno le persone in Italia. Quindi questa manifestazione è l'unica in Italia e deve essere ripresa dai media nazionali con forza, dove quando saremo 100, 200, 1000, 10.000, saranno 10.000 dirette Facebook, YouTube e quant'altro e invaderemo i social di dirette. Fino a quando non interverranno le autorità, fino a quando non interverranno i media nazionali, li obbligheremo. Vedremo pure. Tra tutti coloro che si spacciano per informatori anche nel web, chi sarà disponibile per rendere pubblico il tutto. Attualmente solo poche. E io ringrazio immensamente Luca per averci dato questa possibilità per poter informare più gente possibile. Lo ringrazio di vivo cuore, da parte mia, da parte dell'associazione e da parte di tutti coloro che parteciperanno. Ok, grazie, grazie di cuore Francesco, veramente no, ma è dovuto perché comunque conosco la serietà e l'abnegazione con cui tu fai questa attività, per cui è il minimo sindacale veramente. Ora chiederò una mano anche a tutte le persone che hanno seguito questa diretta affinché possa essere condivisa. Ricordo che siamo in diretta sul mio canale principale, il canale, ma anche sul locale news, e voi per favore condividete questa diretta perché c'è bisogno di fare un po' di clamore in questo senso. Va bene Francesco, allora io ringrazio a te invece per tutto quello che stai facendo. Sei una persona, io ho avuto modo ovviamente anche oggi abbiamo parlato poco, però in altri momenti ho parlato con te, so che sei una persona che crede molto in quello che sta facendo, per cui grazie, grazie ancora di questo. Io direi di salutare le persone che ci stanno seguendo. Io non riesco a vedere il banner dove c'è l'indirizzo, Vera, se puoi venire un attimo, se mi dici se mi puoi dare La conferma. vedo qua. Area di Tu lo servizio, vedi? casellina interna e esterna, ore 14. Ok, perfetto. No, sono io non lo vedo, non so per quale motivo, va bene. E, ok, allora Vera, se vieni un secondo, se appare un secondo. Eccoci qua. Eccomi. Ciao Vera, allora ti ringrazio veramente, so che hai fatto uno sforzo straordinario per darci la possibilità di collegarci, quindi grazie, grazie davvero di cuore. Allora io saluto le persone che si sono collegate fino a questo momento, rinnovo l'invito a condividere il più possibile, in ogni modo possibile, questa diretta. Saluto immensamente Francesco, rimani un secondo con noi così in privato ci salutiamo, come Vera così ci salutiamo in privato e in bocca al lupo per il 15, in bocca al lupo con tutto il Grazie. cuore. Saluto a tutti. Ciao!